formazioni ufficiali del derby, di lasciare nuovamente spazio torniamo al Serie TGT. 1, certo. Allora, in due minuti le formazioni rosso-nero-azzurre. Non ci sono novità nel Milan, confermata la presenza di Pato al posto di Robinho per volontà presidenziale. Questo lo dico io, come no? Che la telefonata di ieri. Volontà presidenziale nel Milan. Eccola la formazione. Non si dibatte. Abbiate un po' di silenzio. Abbate Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Boateng, Van Bommel, Nocerino, Emanuelson alle spalle di Ibrahimovic e Pato. Allegri, l'ha messo Robinho, punto. Cioè, basta. Che domenica. L'Inter risponde con Julio Cesare in porta, Nagatome, Maicon, fasce laterali, gioca Samuel Lucio, difensori centrali, Cambiasso, Motta, Zanetti, Alvarez alle spalle di due punte che sono Milito e Pazzini, quindi Sneijder in panca. La volontà presidenziale di tenere Pato a Milano e di far saltare l'affare è palese, credo che il Milan la poteva quindi il modulo cambia, la volontà della figlia del presidente Vittorio, da qui a dire la figlia del presidente, che Pato in campo, che Pato in campo stasera per volontà presidenziale, te lo metto per iscritto con tutti i limiti, mi sembra ovvio, te lo metto per iscritto, è un bel segnale, te lo metto per iscritto. L'amour. Non sarebbe mica la prima volta che Berlusconi impone qualcosa alla squadra. Però non si manda. Beh, bravo, però, Erminio. Scusa, Davide si vantava di fare la formazione lui, no? E lui te lo ricordi negli anni passati, quindi voglio dire. Tutto è possibile. Signori, silenzio. Certamente andava abbiamo gestito, finito per il momento. Allora voglio ricordarvi. No, abbiamo finito. No, siamo troppo lunghi. Vai con la sigla. Arriva Carlotta Romualdi con il TGT. Insieme a eccoci pronti a vivere il derby, sono pochi minuti che ci separano dall'inizio della partita, ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla tragedia dell'Isola del Giglio, gli sviluppi, tutto quello che sta capitando ancora lo troverete nell'edizione in diretta delle 23.30 a seguire la nostra produzione. Subito riepiloghiamo rapidissimamente lo studio che vi farà compagnia per le prossime ore. Michel Isler, osservatore dell'ONU. Prego. Stasera sei un osservatore dell'ONU. Che può fare? Davide Ermini, Davide Ermini che schieriamo all'ala sinistra dell'Inter. Buonasera Davide, buonasera Presidente. Riccardo Pecchi che è un disturbatore fisiologico e che oggi tirerà contro tutte e due. Se tu potessi stasera li faresti perdere tutte e due. Se c'è qualcosa per dare la sconfitta a tutte e due, però non lo so cosa può succedere per questo. Non so. Pieraldo Ciucchi che schieriamo invece nel centrocampo del Milan. Buonasera. 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 Vittorio Betti che invece guarda la partita. Però Pieraldo Ciucchi ci ha detto ex Viola. Ha militato nelle ex file. Viola, però credo che il tifo di ora sia decisamente rossonero, no? Questa è una stasera senz'altro. Ma perché grave? No, è grave perché per un importante esponente politico regionale lui sostiene, cioè, che ha giocato nella Fiorentina e che è obbligatorio. Io invece Vittorio, sto scoprendo con molto piacere, con molto interesse, che gli uomini che guidano Firenze sono aperti anche a esperienze esterne, cioè fanno anche il tipo per altre squadre fuori dalla Fiorentina. E questo non è male. Questo non è male. L'apertura dell'Interclub. Non è male, non è male. Non è male, ma dove di che genere di esperienze esterne? No, parlo di tifo, mi riferisco al tifo. Sono finiti i tempi della cortina di ferro, cioè voglio dire. Questo invece, sentendo Michel, per te è una delusione scoprire che il presidente del Consiglio Provinciale è interista, che ci sono altre realtà. Perché è un amico Davide, che non voglio andare a mettere il dito. Ti dispiace. Presidente del Consiglio Provinciale di Firenze. Deve essere della Fiorentina. Capito? Al cuore non si comanda. Non vado d'accordo con Renzi. Allora, in fase di cronaca questa sera li abbiamo voluti restituire alla loro reale natura, perché un derby, chi lo vive come lo vivono loro due, non puoi non viverlo lontano dalla cronaca, per cui abbiamo chiesto ai nostri cronisti ufficiali come Daniele Tirinnanzi, Andrea Capretti e Gianluca Bigiotti per una sera di riposarsi e di permettere a Riccardo Silvestri e a Leonardo De Nicola di ritornare nel loro alveo e nel loro ambito dove meglio vi sentite. Riccardo Silvestri ovviamente racconterà l'Inter. Ciao Ricky. Buonasera a tutti, buonasera di nuovo. E Leonardo De Nicola ovviamente racconterà il Milan. Ciao Leo. Ciao, raccontalo Giorgio. Parole tue. Mi raccomando Riccardo, comportati bene dopo che invece ad Avellino le cose non sono andate
mica tanto bene per questo nostro Pisa, mi pare. E infatti sono un po' abbacchiato, ho detto è nato a questa giornata sotto cattivi presagi. Iniziato il derby di Milano. Spero di migliorare in serata. Partiti iniziata e allora partiamo con i racconti. Bene, il Milan subito in possesso di palla per questa prima azione con Abate. Milan confermato nello schieramento, Abbiati fra i pali, difesa a 4 con i rientri di Abate e Nesta, Thiago Silva e Zambrotta, Nocerino, Van Bommel, Boateng, Manuelson ancora come a Bergamo nelle vesti di trequartista davanti alla coppia d'attacco Ibrahimovic e Pato. Pato che fu devastante nel derby di ritorno della passata stagione. Il Milan che manovra, poi andiamo naturalmente all'Inter attendendo gli sviluppi di questa azione molto elaborata.